locale Claudio Saltarelli, col quale abbiamo una lunga, oramai una lunga collaborazione, e poi non posso evitare un ringraziamento al patrono di casa, che è chiaramente il sindaco, grazie, il sindaco di questo paese, che insomma in questo momento mi fa anche sentire a casa, che io sono di Sacco, quindi sono nato lì e quindi è un po' come sentirmi a casa, visto che Sacco è qua vicino. Ora, proprio entrando immediatamente nel vivo delle cose, cercherò di contrarre all'essenziale quello che insomma è il mio discorso. Volevo presentare alcuni aspetti della, come dire, della riflessione intorno al 1799. Molto sbrigativamente, lo dico ovviamente per quanti, come dire, non, almeno a sentire la collega, per quanti non abbiano maturato sufficientemente alcune nozioni, nel 1799 noi abbiamo uno scontro tra occupanti, diciamo genericamente, perché l'espressione veniva usata in un'accezione sempre molto generica, occupanti genericamente giacobini, i quali costringono il re alla fuga, alla fuga in Sicilia. Dalla Sicilia parte la riscossa. Dalla Sicilia, da Palermo, parte la riscossa. E chi guida questa riscossa? La guida un cardinale che non è prete, ma è solo diavolo, che è il cardinale Ruffo. La famiglia Ruffo è tra le più nobili di tutto il regno, addirittura l'ex regina del Belgio è una Ruffo per la verità, perché è ancora Paola Ruffo di Liegi, chiaramente. E quindi il cardinale Ruffo, ripeto, cardinale senza essere prete, perché era soltanto un diacono, insieme con due persone, vale a dire con il suo aiutante reale, il marchese Malaspina, e un abate, hanno quattro servitori, per un totale di sette persone, no? Con questo gruppo parte da Palermo, si reca a Messina, ecco lì si aggancia il buon Petronasi insieme con qualcun altro, passano in Calabria e pian piano, approfittando anche di una serie di contingenze favorevoli, per cui ecco, ci sono anche dei modi spontanei di contestazione di quello che era accaduto, eccetera, eccetera, arrivano a Mileto, dove c'è questo grande vescovo che invece Minutolo, ed è lì che effettivamente nasce la Fronda Reale. Partendo da lì vanno a Napoli pian piano, e nel giro dunque di sei mesi, dal gennaio del 1799 a giugno dello stesso anno, poco meno di sei mesi, noi abbiamo la conclusione della vicenda rivoluzionaria partenopea, quindi della Repubblica. Ora, naturalmente indichiamo di solito il 13 giugno, ecco perché poi sono tutti quanti molto devoti a Sant'Antonio, eccetera, eccetera, perché è il giorno in cui entrano, ma il re non entra subito, entrerà dopo una ventina di giorni, tornerà nella legge dopo una ventina di giorni. Ora, il problema qual è? Che questo particolare moto ha scatenato le passioni le più forti e a volte anche le più feroci. Immediatamente interessa a tutti, tutti, ne prendo atto. Si sente bene? Sì, sì. Immediatamente interessa a tutti, ma quando dico tutti lo dico a livello europeo, nel senso che si scrivono libri sulla rivoluzione del 99 napoletana in Francia, in Germania. Gli italiani, un giovanissimo Manzoni, il quale nel Trionfo della Libertà, no, nel terzo canto, parla proprio di rivoluzione partenopea. Foscolo scriverà, quindi per dire nomi che sono ben noti al grande pubblico, Foscolo scrive delle riflessioni specificamente dedicate alla rivoluzione partenopea. Ognuno naturalmente dal suo punto di vista, no? Poi ci sono le opere le più impegnative, è chiaro, quella del cuoco, ovviamente la più nota di tutte, quella sulla rivoluzione della partenopea del 799, ognuna con un proprio punto di vista. Ora, che cosa accade? Accade che si sviluppa
per lo più una leggenda nera intorno alla reazione borbonica, quella cioè che era stata guidata dal cardinale Ruffo e che noi abbiamo sentito dire sanfedista, crociata, eccetera, eccetera. Si sviluppa la leggenda nera perché che dopo un po' cominciano delle repressioni particolarmente decise. E il peso di questa leggenda nera si sente fino al giorno d'oggi. Sappiamo tutti di produzioni televisive, cinematografiche e così via, che hanno parlato di tutto questo e mettendo sempre in cattiva luce innanzitutto la dinastia, che in quel momento era la dinastia di Borbone. Ora, ecco perché come dire, cerchiamo di fare qualcosa, di dare un nostro contributo. Noi intendiamo leggere in una maniera molto più critica e quindi molto più avvertita, facendo parlare ecco, i documenti piuttosto che le passioni di parte, questi avvenimenti del 1799 alla luce delle loro motivazioni ideali. Ecco la ragione per cui io stesso, in occasione del bicentenario, no, nel 1999, organizzai un convegno al quale parteciparono storici delle insorgenze come Viglione, storici modernisti come Roberto De Mattei, Massimo Mazzetti dell'Università di Salerno, eccetera, eccetera. Antonio Cestaro, no, sempre dell'Università di Salerno, che insomma di quella stessa famiglia di Cestaro, citato dal professore, quindi un discendente. E quindi da allora poi insieme con altri amici abbiamo dato luogo ad una serie di pubblicazioni. Claudio citava quella su Fergola. Fergola è stato forse il più insigne matematico che Napoli abbia avuto. E si è occupato di teologia, insomma una personalità eccezionale, era famoso a livello europeo. Ovviamente non vi affliggo con quella che è la scuola sintetica di geometria, perché non sarebbe il caso. Però ad esempio abbiamo pubblicato anche di Colangelo le riflessioni storico-politiche scritte a caldo, proprio nello stesso anno della conclusione della vicenda sanfedista, le riflessioni storico-politiche sulla, staccato, rivoluzione accaduta in Napoli nel 99. Colangelo non è uno sprovveduto, era uno degli intellettuali cattolici più famosi d'Italia, a partire da quel momento, no? E fino alla morte, vescovo intanto, e poi addirittura ministro. Non si chiamava ministro, si chiamava presidente della giunta di istruzione, ma era più o meno la carica di ministro. Quindi non era un, come dire, non era lo scemo del villaggio, tanto per tenere conto. Stiamo andando avanti, ecco la ragione di questa serata. Quindi, la ripubblicazione dell'opera di Pietro Masi, che è quel signore che si collega con Ruffo quando comincia l'impresa a Messina. E Pietro Masi, che è commissario di guerra della Santa Fede, Pietro Masi scrive questa storia della spedizione dell'eminentissimo cardinale Don Fabrizio Ruffo, eccetera. I titoli ottocenteschi erano molto prolissi, proprio molto lunghi. Io stesso prevedo per l'immediato futuro la pubblicazione di chi? Di che cosa? Di un libro di memorie pubblicato a Parigi nel 1846 e mai più edito, di Malaspina, il marchese Malaspina, che re aveva assegnato Ruffo al cardinale fin dal primo momento, per cui ecco, mentre Pietro Masi subentra a Messina, lui è con il cardinale Ruffo fin dal primo momento, cioè da Palermo, e ha scritto questo volume che riguarda proprio l'occupazione francese, parliamo di occupazione, il termine non è casuale, questo è un territorio che viene occupato dallo straniero,
occupazione francese del Regno di Napoli, quella del 799, e poi si sa che ci sarà quell'altra del 1806, ed è di queste cose che si occupa. Ora, i problemi che si pongono immediatamente, promesso di incontrarle, quindi starò nei 15 minuti, i problemi che si pongono immediatamente da un punto di vista storiografico sono tanti, tantissimi. Tanto per cominciare, qual è il rapporto tra la rivoluzione del 99 a Napoli e il mondo rivoluzionario francese, che era già molto articolato al suo interno, ovviamente, tra Giacobini, Girondini, eccetera, eccetera, era già molto articolato al suo interno. E come inquadriamo nei confronti di questo mondo già di suo molto articolato quello che compare nel 799? Diciamo subito, quando le armate francesi entrano a Napoli, poi magari ovviamente si preoccuperà il curatore dell'opera, che è Fernando Riccardi, di chiarire meglio i dettagli proprio da un punto di vista cronologico. Quando il comandante francese, che è Championnet, entra a Napoli, fa il suo bravo proclama, cioè un francese che fa il proclama e dice: no, siete liberi, lo dice un francese, no? Lo dice un francese. E subito dopo Championnet, che però era una persona senz'altro di modi affabili, ma anche molto scaltro politicamente, oltre ad essere un generale, quindi valente sul campo di battaglia, subito dopo si preoccupa di qualcosa che sa bene, particolarmente importante per le corde dei cuori napoletani, cioè la religione. Qua sta tutto. E immediatamente, infatti, si reca a rendere omaggio a San Giovanni. Si reca a rendere omaggio a San Gennaro. E difatti qui poi comincia tutta una serie di riflessioni. Qual è stato il rapporto tra questo mondo che immediatamente si organizza, no, con un direttorio, eccetera, eccetera, e la religione? Perché bisogna capire questo. Il governo, diciamo genericamente rivoluzionario, si preoccupa di tenersi buono il popolo con questi atteggiamenti esteriori, ma di fatto comincia a minare la sensibilità tradizionale del popolo napoletano. Comincia a minare, voglio dire, i rapporti tradizionali che il clero aveva con il popolo, eccetera. E tutto questo viene favorito paradossalmente da che cosa? Viene favorito dalla politica ecclesiastica dei Borboni stessi, perché non ce lo scordiamo quello che era successo nel frattempo, no? Nel 792 si era resa vacante una quantità incredibile di vescovati. Il re dà i nuovi nomi al pontefice, secondo un accordo che era stato stabilito, dà i nuovi nomi scegliendoli tra persone come dire, di provata, di sicura fede borbonica. Tra questi c'è quello Dovici, per esempio, no? che diventerà un collaboratore strettissimo, avrà incarichi istituzionali proprio nel segno dell'armata del cardinale Ruffo. Ma ci saranno anche tanti vescovi che si schiereranno dalla parte rivoluzionaria. Quindi addirittura c'è stato chi ha parlato di uno scisma politico all'interno, e quindi di una spaccatura politica all'interno dell'episcopato meridionale, quindi fra i vescovi meridionali. E allora qual è la verità? Ecco perché è estremamente importante capire tante, come dire, tante sfumature e tante articolazioni. Dall'altra parte, ecco, è emblematico il governo filofrancese, il quale vuol fare una sorta di società nazionale delle lettere e delle arti e così via. Ci mette tutti, cioè ci mette anche chi era di provata fede borbonica, no? Ci mette quello che curava la famiglia reale, il grande Cotugno, no? A cui è dedicato, che era uno dei medici più famosi d'Europa,
ci mette, che so io, Celebrano, che è l'artista di corte, ci mette Paisiello, ci mette Ferdola stesso, no? Che però si rifugia il più grande matematico di fama europea, stimato da tutti, voglio dire, in Europa, ci mettono tutti per glorificare la nazione napoletana. Ma siamo sicuri che intendano glorificarla per davvero? Qua sta il problema. Non siamo, magari passando ad analisi più concrete, non siamo invece dell'opinione che chi risultava dissidente nei confronti dell'indirizzo fondamentale che viene impresso a questa Repubblica Giacobina per ciò stesso si ritrova automaticamente escluso? Allora, le problematiche sono tante. Una cosa è certa, per dirla in breve, e come avevo promesso non troverò altro tempo. Questo è un momento in cui si confrontano ideali contrapposti, però quando dico contrapposti non intendo dire l'uno difensore dell'ordine tout court passato, l'altro difensore invece di un nuovo ordine, eccetera, eccetera. La stessa figura del cardinale Ruffo, che pure ovviamente è la guida del re, no, della guida dell'esercito reale, lo stesso cardinale Ruffo aveva dovuto subire pesanti attacchi nello stato della Chiesa, per esempio da quanti si ritenevano danneggiati, no, la corporazione dei macellari a Roma, si ritenevano danneggiati dalle sue iniziative novatrici. Quindi lui è un novatore, è uno che innova, ma questo non gli impedisce di scegliere la tradizione, perché non è necessario per innovare abbandonare la tradizione. Invece il discorso vero dove si misura, me l'avete indirettamente suggerito, pensiamo alla storia della medicina, no? Quindi alla storia del pensiero medico. Prendiamo i grandi medici europei di indirizzo genericamente illuministico, Cavani, il più noto di tutti, no? Questi signori sono dei veri e propri antesignani, cioè precorrono alcuni indirizzi attuali del transumanismo, cioè vogliono proprio creare un nuovo tipo d'uomo, cioè vivono nell'astrazione. Invece, ecco, Ruffo, il mondo tradizionale, vive nella concretezza, e quindi è proprio il confronto tra ciò che è ideologico e ciò che è invece concreto. Quando Angelo parla dell'eguaglianza, ma qui noi l'eguaglianza la dobbiamo chiarire, no? Perché tutto sommato siamo almeno davanti tutti cristiani, e quindi tutti noi sappiamo che siamo al fondo uguali, ma poi ci dobbiamo capire. L'eguaglianza non deve essere astratta, e invece ora viene proposta una eguaglianza astratta. È così che si gioca continuamente il rapporto tra queste diverse componenti. Io, come dire, mi ero pure preparato una serie di passi da leggere e così via, ma il tempo è tiranno più che mai, ovviamente, e non mi è dato di procedere per evidenti ragioni, anche per non sottrarre spazio all'oratore principale della serata, che ha curato per l'appunto l'opera di Petromasi. Quindi con queste brevissime riflessioni io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, rinnovo i miei ringraziamenti a quanti ho citato prima, il sindaco, la professoressa Di Stasi, Claudio Saltadelli e così via, e restituisco il microfono.